saluto da Gerardo Paterna e bentrovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo degli affitti a medio e lungo termine e lo faccio con una società importantissima che è Spota Home. In studio con me, infatti, c'è Gabriele Tagliavia, country manager di Spota Home. Ciao, grazie. Gabriele. Ciao Gerardo, grazie mille per avermi qua oggi. E complimenti per il lavoro che state facendo, grazie, molto mille. Importante. Grazie mille. Allora, partiamo a bomba. Spota Home contro tutti, ok? Quali sono i punti di forza del vostro modello rispetto a chi invece fa affitti brevi? Gerardo, grazie mille, questa è una domanda molto importante per noi. Diciamo che è importante chiarire che Spota Home appunto si vuole distaccare da quello che è il mondo degli affitti brevi. Nello specifico, sulla piattaforma di Spota Home noi potremo gestire soltanto prenotazioni che hanno un minimo di 30 giorni, quindi qualsiasi cosa che sia inferiore a quella durata non viene presa in considerazione. Diciamo che i principali valori differenziali io li riassumerei in due grosse categorie: da una parte abbiamo gli inquilini, da una parte abbiamo i proprietari. Se pensiamo ai proprietari, sicuramente l'elemento vincente rispetto agli affitti brevi è la marginalità. Spota Home è una piattaforma che riesce a garantire delle occupazioni dell'immobile molto più alte rispetto a quelle che sono gli affitti brevi e soprattutto ha dei costi di gestione e di mantenimento molto più bassi, perché la rotazione, cioè la frequenza con cui gli inquilini entrano e escono dall'appartamento, è molto più bassa. Ti faccio un esempio: parliamo di 2 prenotazioni in un anno, il che vuol dire che check-in, check-out, gestione check-in, check-out, piuttosto che anche l'usura dell'immobile è molto più bassa. Questo garantisce marginalità più elevate. Se invece parliamo al mondo degli inquilini, il grosso vantaggio, è quello su cui noi cerchiamo di batterci molto, è evitare speculazioni, il che vuol dire che noi lavoriamo con i nostri proprietari affinché i prezzi che i nostri inquilini sono in grado di vedere sulla piattaforma siano assolutamente in linea con quelli che sono le linee di mercato. Quindi evitiamo i classici fenomeni di prezzi spropositati al giorno, che poi chiaramente hanno un impatto sul mercato locale, immobiliare, certo, perché crescono i prezzi, certo, in maniera diciamo non coerente con quello che è poi effettivamente il valore dell'immobile. No, assolutamente, questo è un punto interessante, perché sul piano sociale sicuramente c'è questa emergenza, che se ne dica. Assolutamente. Allora, Spota Home è attore del PropTech. Che ruolo gioca la tecnologia nel vostro business? Sì, questo diciamo che, come tutte le realtà nel PropTech, la tecnologia è fondamentale, è alla base di quello che noi facciamo. Diciamo che all'interno della piattaforma noi utilizziamo la tecnologia in tutti i passaggi. È l'obiettivo, il motivo per cui noi facciamo questa attività è proprio per minimizzare il più possibile le interazioni che ci sono tra gli inquilini e i proprietari. Cioè, noi vogliamo dare la possibilità a tutti, dal proprio telefono, ed è quello che succede, scaricare l'app e prenotare il proprio appartamento per 6 mesi. Questo è il motivo per cui non ci sono visite, questo è il motivo per cui noi abbiamo creato un'infrastruttura tecnologica di video, 360, realtà virtuale, per permettere all'inquilino di sentirsi proprio a casa nel momento in cui va a verificare le nostre proprietà sulla nostra piattaforma. Ed è, diciamo, voglio anche stressare un punto che è legato al fatto che Spota Home non ha contratti in essere con nessuno, cioè noi siamo assolutamente, viaggiamo e collaboriamo a livello di partnership. Diciamo, magari avete sentito parlare recentemente del tema WeWork. Ah certo, sì, sì. Chi non ne ha sentito parlare? Esatto, assolutamente, ma proprio per capire come la tecnologia è la base del nostro business model, noi non abbiamo nessun tipo di contratto. La piattaforma è lì ed è pronta per essere utilizzata sia dagli inquilini che dai proprietari, ed è completamente a disposizione di loro. Ok, parliamo un po' dei proprietari. Allora, la formula Spota Home è un business solido per chi ha un immobile da mettere, sì, a reddito? Direi che per rispondere a questa domanda vorrei, diciamo, distinguere un attimo. Cioè, ti chiedo se il vino è buono, ecco, se l'oste è il vino buono. Assolutamente. Diciamo che per rispondere a questa domanda vorrei un attimo distinguere per tipologie di proprietari, perché ci sono 2 grandi categorie: ci sono i proprietari privati, certo, e ci sono i proprietari, diciamo, istituzionali. In entrambi i casi il business è molto solido per una serie di motivi. Il primo è l'occupazione, cioè l'occupazione dell'immobile. Noi raggiungiamo facilmente l'85-86% di occupazione su base annua, e questo garantisce una stabilità di rendimento molto ottima per loro. Però poi, nello specifico, grazie al fatto che la tecnologia è a loro disposizione e quindi fa risparmiare tantissimo tempo agli operatori del settore, questo tempo può ritornare nelle loro mani e può essere utilizzato nel caso di proprietari istituzionali o di property manager per acquisizioni. Quindi loro possono pensare a espandere il loro business mentre noi ci prendiamo cura della commercializzazione.
Se invece parliamo chiaramente di proprietari privati dove c'è meno interesse, banalmente loro recuperano il tempo per fare quello che piace più, quindi non devono star lì a organizzare le visite con gli inquilini, perdere il tempo, andare, aprire, chiudere. Facciamo tutto da un telefonino ed è assolutamente vantaggioso per loro. Fantastico. Qual è il profilo immobiliare per l'affitto perfetto? Sì, diciamo che ti posso dare una risposta che un po' prende sia Milano e Roma, che sono le città dove al momento Spotify opera. E fondamentalmente direi che ci sono due classi di tipologie. Da una parte c'è il più classico affitto a stanze, è quello, diciamo, lo trovi soprattutto in prossimità delle università. Diciamo, chi vuole fare un investimento, prende una casa, la trasforma per essere accogliente per gli studenti, e quello, diciamo, è il massimo dell'investimento. Oppure parliamo di monolocali o bilocali, però lì ci spostiamo attorno a poli di altra natura, quindi a poli corporate, chiamiamole così, perché non c'è tanto appealing per gli studenti, ma è più per business traveler, quindi professionisti piuttosto che professori, piuttosto che nomadi digitali che si spostano abbastanza frequentemente e hanno bisogno di stare vicino a certi poli corporate, come per esempio aziende piuttosto che headquarters di varia natura. Porterete il vostro sistema anche in altre zone che non siano Milano e Roma? Questa è un po' sempre la domanda. No, è assolutamente una domanda che faccio. Una domanda assolutamente molto importante per noi, perché chiaramente ti do anche un altro pezzo di informazione. Come sai, noi abbiamo da poco aperto gli uffici in Italia. Perché prima inizialmente Spotify veniva tutto gestito da Madrid, e il motivo per cui questa scelta è stata fatta è proprio per espandersi. Quindi diciamo, io ti vorrei dire, nella seconda metà dell'anno ci sarà un'attività di espansione in nuove città. Non abbiamo ancora, diciamo, stiamo valutando quali, però sicuramente lo faremo. Più capoluoghi regionali, presumo. Sì, assolutamente ci inizieremo a spostare su quelli inizialmente. Ok, prevedete anche un'interazione con gli agenti immobiliari? Questo è un ottimo punto, perché per noi l'interazione con gli agenti immobiliari è molto importante, in quanto permette al marketplace, quindi permette alla nostra piattaforma di espandersi in una maniera scalabile. Perché è chiaro che per quanto grosso possa essere il tuo team, l'esperienza di, diciamo, l'approccio di commercializzazione o comunque l'approccio sales ha comunque delle limitazioni. Per scalare hai bisogno di un network. Certo. E quindi noi stiamo lavorando molto affinché possiamo chiudere delle partnership con le più grandi franchise di agenti immobiliari. Adesso non voglio farti dei nomi, però diciamo sono abbastanza note quelle in cui stiamo dialogando, per avere un accordo in cui c'è un win-win, loro ci fanno un referral e noi condividiamo con loro le revenue che vengono generate. Possiamo immaginare quindi che Spotify Home sia in contatto con proprietari che oggi affittano ma che magari domani vogliono vendere, e quindi ci può essere un'interazione un po' più cicciosa anche per gli agenti immobiliari? Assolutamente, questo è quello che a loro ha molto interesse. Certo. E ti dirò di più, questo che ho detto è proprio parte dell'accordo che stiamo sviluppando con loro, come ritorno, diciamo, di investimento anche da parte loro, e soprattutto adesso che Spotify Home sta cominciando ad affacciarsi al mondo degli investitori istituzionali, quindi parliamo di grossi fondi, lì per loro c'è ancora molto più interesse, perché chiaramente parliamo di operazioni che spostano milioni di euro ogni volta, quindi comincia a diventare un taglio abbastanza notevole. Bene. Per ciascuna delle transazioni. Allora, proprietari e agenti immobiliari, come fanno a contattare Spotify Home? Puoi dirlo in camera. Allora, è molto semplice, c'è un'email, si chiama ciao@spotifyhome.com, scrivete lì e noi vi ricontatteremo nell'arco di 12 ore. Fantastico, va bene. Gabriele, grazie per il tuo tempo. Grazie. Ci vediamo nei prossimi mesi sicuramente con novità importanti. Assolutamente. Beh. Grazie mille, ciao. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Alla prossima!